Un'icona di San Nicola dell'Ottocento, attribuita forse alla scuola di Mosca, un pezzo rarissimo, è esposta in fiera a Bari, custodita in un'apposita teca, oggetto di pregio da ammirare tra le straordinarie foto in mostra nel padiglione 181 che raccontano per scatti l'avventura vissuta a bordo di una goletta dalla giornalista Enrica Simonetti e dal fotografo Vincenzo Catalano sulle rotte della traslazione delle reliquie del santo, compiuta da Bari a Mira da 62 marinai. E in occasione della fiera la mostra si è arricchita di un'icona, collezione privata del gioielliere Nicola Mossa. Fra le più belle ho scelto questa perché è originale, c'ha perfino nella rizza quella specie di barbetta che si vede sotto San Nicola che si muove, e questo è un esempio piuttosto raro nell'iconografia russa. Può dirci se è in oro o no? No, non è in oro, è metallo dorato, è fatto in 6 pezzi. Ma è molto, molto originale. Icone come queste non sono semplici opere d'arte, ma un'espressione della fede della Chiesa, e l'artista, in genere monaci, doveva rispettare precise regole, digiunare e pregare per 40 giorni prima di iniziare a dipingere in segno di penitenza e ascesi spirituale. Venderle è semplice, recuperarle un po' meno. Questa l'ho presa da un caro amico, un collezionista tedesco. In genere le icone si trovano abbastanza difficilmente. Quando è troppo facile trovarla, come se ne vedono tante ai mercatini a Berlino, bisogna fare attenzione perché molte sono un antico di oggi.